innanzitutto la mascotte del gruppo Luana, che è stata veramente indispensabile nell'organizzare in breve tempo questo bel programma estivo. Naturalmente, nel cercare di fare una buona programmazione, abbiamo cercato di equilibrare quelli che erano i bisogni ludico, giocoso, bisogno di svago estivo, con dei temi che riguardano, magari spero, un pochino più seri, sempre attraverso dei programmi di natura artistica. Io vorrei sottolineare tre appuntamenti che hanno un aspetto magari di seriosità, però hanno come linguaggio di approccio, secondo me, molto gustabili, molto ricchi di un significato che va al di là dello spettacolo in sé per sé. Noi abbiamo cercato di, come filo conduttore, abbiamo cercato di dare importanza a un tema, quella della identità. Identità come popolo meridionale, identità come comunità bolognese. E vorrei fare un piccolo passaggio, se mi consentite, perché questo bisogno di identità. Ho apprezzato una settimana fa un passaggio che ha fatto l'ex presidente del Consiglio Renzi, no? Sul problema dell'accettazione dell'immigrazione. C'è molta xenofobia, molta paura verso gli immigrati, perché c'è una debole identità nostra. Quindi, se rafforziamo la nostra identità, l'immigrato non ci fa paura, perché dobbiamo essere noi. Allora, questo per dire perché bisogna sottolineare e cercare di alimentare le conoscenze verso quello che è la nostra storia, perché oggi siamo quello che siamo stati. E quindi in questo contesto abbiamo cercato di inserire nella programmazione tre tappe. Ringrazio l'associazione Ugatoio, che qui è rappresentata da Ciccio D'Aquino. La prima serata, che mi preme ringraziare anche Giuseppe Ieraci, che non vedo, perché ha tenuto in contatto col professor Vito Tetti, professore che ormai è un'autorità per quanto riguarda l'antropologia culturale e il mondo del meridione, e verrà a presentarci il libro Quel che resta. Dal titolo si può capire quel che resta, lo spopolamento dei centri storici. Però non dobbiamo celebrare la cultura delle ceneri del passato. Dobbiamo considerare quelle ceneri del passato come custodi del fuoco, della passione e della ricchezza di quello che il passato ci può offrire per migliorare il presente. Quindi 27 luglio, questo sarà a Piazza Seggio alle 21:30, ci sarà il professore Vito Tetti che presenterà questa nuova fatica letteraria. Poi ho veramente il piacere e anche l'onore, come il professor Tetti, sera del 3 agosto avremo Saverio La Ruina, che è vincitore ben due volte del premio UBU, premio UBU, che è il premio per il miglior attore dell'anno italiano. Io ho avuto modo di vederlo qualche anno fa alla Libreria Mondadori in un'interpretazione meravigliosa, ha interpretato una donna per due ore, un soliloquio meraviglioso. Questa volta ci presenterà un lavoro teatrale che si chiama Italianesi, in cui anche lì c'è una storia di bambini italiani però nati in Albania nella seconda guerra mondiale, in cui c'è anche lì il tema importante della nostalgia per la propria terra mitizzata, e quindi anche lì ci potremo calare nel bisogno di identità che ognuno di noi singolarmente e come comunità è giusto che abbiamo. Terza,
Maria Campisi, che nei primi di settembre, il 6, 7 settembre, 9, prima dopo la festa di Croce. Dobbiamo evitare che sia, non so se in contemporaneità, cioè che giorno è il 9? Sabato. Però posso fare il va bene, comunque, Maria Campisi che ci fa un suo lavoro su quella che è la storia degli ebrei a Caulonia, la Giudecca a Caulonia, e questo, ripeto, sarà, credo che lo faremo nella sotto la fresco bizantino in quello slago, perché era proprio lì il in dialetto la chiamiamo a Giudecca, bravo, grazie di voi. E proprio lì era l'insediamento ebreo qui a Caulonia. Quindi ripeto, il nostro sforzo in questo breve periodo che abbiamo avuto è stato quello di contemperare un po' quello che è il bisogno, ripeto, di svago, di amenità, di danza, musica, movimento, canti, con quello che è un filo conduttore che ci aiuti ad apprezzare e a valorare quella che è la nostra identità. Ringrazio tutte le associazioni, ringrazio per quello che saranno gli sforzi che faremo insieme in questo periodo, perché capisco che l'organizzare non è semplice, e chiediamo scusa anticipatamente di quelli che saranno magari qualche sfavatura o qualche lavoro, però insieme cercheremo di sopperire a questa situazione. Vi ringrazio ancora. Io.